Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta al cioccolato al varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono vanillina, zucchero semolato, uova, farina di tipo 00, olio di semi di girasole, latte, cacao amaro in polvere, lievito per dolci, sale e aroma di rum. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta. Posizionando all'interno del boccale la farfalla, mettiamo lo zucchero, le uova, il vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E azioniamo il bimby per 4 minuti a 37 gradi, velocità 4. Rimuoviamo la farfalla dal boccale. Aggiungiamo la farina. Il cacao amaro, il pizzico di sale, il lievito per dolci, l'olio, il latte. E l'essenza di rum. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 4. Nel frattempo abbiamo preso il varoma, abbiamo posizionato uno stampo in silicone che abbiamo unto col nostro staccante per teglie, dove trasferiremo l'impasto. In alternativa, se non avete lo stampo in silicone, potrete posizionare un foglio di carta da forno bagnato e strizzato. Trasferiamo il composto all'interno dello stampo. Sempre con l'aiuto di una spatolina livelliamo bene il composto. A questo punto andremo a lavare il boccale e lo riempiremo con 1,5 litri d'acqua. Abbiamo lavato il boccale, lo abbiamo riempito con 1,5 litri d'acqua. Adesso la porteremo a ebollizione in 8 minuti. A 100 gradi, velocità 1. Rimuoviamo il misurino, posizioniamo il varoma sopra il coperchio, chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 45 minuti a temperatura varoma, velocità 1. La torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta cioccolato al varoma. Grazie e alla prossima ricetta.